ho preparato una tip già opacizzata. Ora, ragazze, potete utilizzare qualsiasi tipo di colore. Ovviamente io ho optato per dei colori pastello. Il colore pastello però possiamo, vi faccio vedere, possiamo anche farlo per esempio con la gamma Painting. E sono ottimi prodotti. E ora io utilizzerò il rosso e il giallo, codice 6513 e 6514, e mischierò i colori con il Painting White 6508. E diamo la prima stesura. Mi raccomando, davanti alle lampade non mettete il prodotto, perché si polimerizza, si indurisce, poi siete costrette a buttare via il pennello, e dopo tanti ne buttate via, imparate, come è successo a me. Mettiamo la seconda stesura, mettiamo il Velvet Top Coat. È un prodotto veramente splendido e dà all'unghia un effetto particolarmente vellutato, quindi opaco, risultato opaco. Ovviamente lo potete mettere su qualsiasi colore. E polimerizziamo sempre 60 secondi. Non so se riuscite a vedere, ma è completamente opaca ed è sembra soffice al tatto. Quindi cerchiamo di mischiare i due colori. Questo pennello è particolarmente morbido, è bellissimo da utilizzare, e per fare alcune decorazioni è proprio necessario. Non c'è alcun tipo di pennello che si avvicini a questo genere. E ne facciamo un altro piccolino da questa parte. Ho mantenuto, se notate, un pochino di sia arancio che rosso, perché i puntini del velo da sposa, anziché farlo bianco, li faremo tono su tono. Contorniamo non esageratamente. E non tutti i petali. Sennò sembra un po' elementare come tratto. Lasciamo una piccola goccina su un petalo. E con il pennello cerchiamo di fare delle lineette piccole. Solo in punta. A questo punto prendiamo con lo spot qualche pallina rossa, come se fossero delle piccole bacche, in questo modo. Poi, se volete, nulla vi vieta di farne anche qualcuna in giro per la tip, giusto per muoverla un pochino. La lingua di gatto è molto bella perché vi permette di schiacciare il pennello e di fare la fogliolina o il petalo. Cerchiamo di delineare poco poco le foglioline.
giusto per dargli un pochino di profondità. Non è necessario, ripeto, farlo su tutte, può essere anche la sua particolarità. Qualche puntino carino sui fiori e direi di fare qualche puntino per alzare un pochino la tip che risulta magari un pochino scura, e la stessa cosa lo possiamo fare all'interno del velo da sposa. Qualche riccio, qualche linea per schiarirlo un po'. Gli dà un po' quel tocco che manca. Spero vi sia piaciuto il tutorial. Spero di vedervi presto. Vi ringrazio e buon esercizio.